Ciao a tutti! Il grande protagonista del Biblio consiglio lavoretto a distanza di oggi sarà il lupo. Da sempre questo animale ha avuto un ruolo importante nella cultura. Le sue abilità come predatore, la forza e il misterioso ululato lo hanno reso protagonista di numerosi miti, favole, fiabe, romanzi, leggende e persino giochi da tavolo. E tantissimi sono i libri per bambini che hanno tra i personaggi principali proprio il lupo. Così tanti che non sono riuscita a sceglierne solo uno. Perciò oggi il biblioconsiglio raddoppia. Tranquilli, prometto che sarò breve. Il primo è Stana il lupo di Agnese Baruzzi, edito da Gallucci e consigliato a partire dai 2 anni. Questo bellissimo cartonato incoraggia il piccolo lettore alla partecipazione attiva, stimolando la sua curiosità e il suo spirito di osservazione e facendo emergere lo stupore quando scopre qualcosa che non si aspettava. Stanna il lupo contiene 2 livelli di gioco lettura. Da un lato si chiede al bambino di riconoscere quale dettaglio del lupo si intravede dai fori nelle pagine. Sono i suoi occhi? No, sono le piume colorate di un pavone. Il secondo livello di gioco lettura lo scopriamo alla fine del libro e ci spinge a ricominciare tutto da capo. Infatti, nell'ultima pagina leggiamo: Hai scovato i lupi o le loro impronte nascoste in ogni pagina? Dobbiamo quindi tornare indietro e stanare il lupo nascosto abilmente nelle illustrazioni. Per esempio, avete notato il lupo in agguato sullo sfondo? Possiamo incontrare il lupo anche nel libro Solo un puntino di Elisabetta Pica, Chiara Vignocchi e Silvia Borando, edito da Minibombo e consigliato a partire dai 3 anni. In questo divertente albo illustrato, perfetto per una lettura ad alta voce, il lupo è davvero affamato e divora un piccolo puntino rosso che ogni volta si trasforma in una gustosa pietanza. Una ciliegia, una coccinella, un granchietto, uno spensierato pettirosso e persino un'adorabile bambina. Gnam! Il lupo se l'era ingurgitata con tanto di mani, piedi, gambe, trecce e anche la gonna. Nulla sfugge all'appetito del lupo cattivo. Ma cosa succede se il puntino si trasforma in qualcosa di, come dire, poco digeribile? Preparatevi a un finale inaspettato, in perfetto stile Minibombo. Sì, ho finito, ho finito! Dalla foresta mi dicono di passare alla pratica e al tutorial, quindi procediamo. Oggi costruiremo in modo facile e veloce una maschera da lupo. Così potremo divertirci a giocare a nascondino come nel libro Stana il lupo, oppure animando storie e perché no, giochi che hanno come protagonista il nostro non sempre pericoloso amico peloso. Vediamo come fare. Per prima cosa dobbiamo rivestire di nero la parte esterna della scatola. Possiamo usare il cartoncino nero per un effetto più uniforme o i colori a tempera se abbiamo voglia di dipingere. Io mi sono portata avanti e l'ho già colorata. Ora prendiamo i nostri fogli colorati, grigio, bianco e nero. Disegniamo e ritagliamo i dettagli da incollare sulla maschera. Che occhi grandi che hai per guardarti meglio! Che orecchie grandi che hai per sentirti meglio! Che bocca grande che hai per mangiarti meglio! E ho anche dei denti di riserva. Ora incolliamo tutto sulla nostra scatola. La nostra maschera è finita. Non ci resta che indossarla. Aia! Non si morde! Dicevo, non ci resta che indossarla e giocare. Ma attenti a non trasformarvi in un lupo mannaro.
Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Biblioconsiglio Lavoretto a Distanza. Vi saluta anche lui. Ciao!